Cari amici di Fatto e Mangiato, dobbiamo prima di tutto abbassare il volume della televisione, giusto? Ah sì. Dopodiché presentare il piatto della serata di comune accordo con questa cagnolina. Crostata di würstel e patate. E adesso vediamo come. Qui abbiamo un'ottima sfoglia delicata a buitoni, già inserita nella teglia. Per prima cosa affettiamo le patate appena bollite. Con questo cappello fai proprio ridere, non sai perché? Perché ti... ce la faccio rotonda, è tutto uno col cappello. Allora vabbè, la regia mi deride. Allora, abbiamo inumidito un po' la sfoglia e adesso ci spettelliamo queste patate rigorosamente sfranicate. Poi al secondo piano andiamo ad appoggiarci degli ottimi würstel. Poi la nostra scamorza e mozzarella alla julienne. Andiamo ad espandere bene la nostra bella crostata. Oh, guardate che bella crostata, guardate. E vai di julienne! Bello mozzarellotto, lo vogliamo. Poi andiamo a fare la crostata, vedi? Abbiamo ritagliato delle cose così apposta. E la tua crostata è proprio eccezionale. Il sogno crostata è appena iniziato. Eccolo qui, vedete le griglie? Sì. Prima di infornarlo a 681 gradi, noi con il nostro evidenziatore... Ma è un evidenziatore? E invece no, è un pennelluccio. Con il nostro pennelluccio andiamo a pennellare la nostra crostata. Dopo aver spennellato questa crostata la inforniamo. L'assaggiata non può fare sì, sì. Meno, dammene ancora. Mezz'oretta e la crostata è pronta. Nel frattempo ci beviamo questo ottimo pecorino che è l'umè, cioè l'umè si chiama proprio l'umè. Buono. La crostata è pronta. Eccola qua, la nostra crostata. È bellissima. Posso dire che sono emozionato? Spettacolo. Assaggiamo subito. Spettacolare, buonissima. Vi confesso che fra un po' caccerò la maionese. Fatto e mangiato. Sì.